Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, terzo giorno di viaggio qui in Grecia. Abbiamo cambiato isola, siamo arrivati a Patmos. Dove siamo? Patmos. Ogni volta è veramente una tragedia con i nomi. Oggi girettino tranquillo, proprio molto molto turistico, ci sono solamente un paio di trail. Andremo su per la collina, arriveremo a un monastero, c'è una cava, robe molto religiose qui. Una visita, sarà una visita abbastanza tranquilla. Poi ritorneremo verso le 3 qui in zona, perché alle 4 dovremmo risalpare verso la prossima isola. E si parte, ragazzuoli. Oggi siamo veramente in chill totale, mega relax. Che posticino. Va che mezzo. E là è un altro ancora. Come al solito, va che robetta, a parte i 400 cavi. E via con i ripidoni della morte. Country road. Take me home. Take me home. Che vista. È sempre bello quando c'è la strada di fianco e si va a fare il sentierino incazzato della morte. Pausetta foto. Questo, ragazzi, dovrebbe essere un monastero. Va che vista. Oh, Danis. Che bomba. Oggi, ragazzi, abbiamo anche la guida che ci spiega un po' di storia di questa isola e di questo monastero. Praticamente San Giovanni è la figura più importante qui, perché dicono che è stato qui qualche anno e lui era molto molto vecchio. Ha usato questa isola come posto per la meditazione e la preghiera, e qui si dice nella caverna c'è stata la rivelazione, che poi è stato il fondamento dell'ultimo libro del Nuovo Testamento. E oggi facciamo anche un po' di scuola. E questa, ragazzi, è la grotta. Che posto incredibile. Molto molto interessante ascoltare queste storie. È sempre sempre bello venire in certi posti perché hanno un'atmosfera molto particolare. È un po' come nella scuola oggi, tutti con lo zainetto. Abbiamo la nostra prof che ci spiega le cose. E ripartiamo dalla grotta e dal monastero verso il prossimo obiettivo di giornata. Vabbè, che spettacolo. Madonna, che spiaggetta quella lì, bellissima. Si posso, mi fanno andare giù di testa. Bellissimi, queste vigliettine, poi tutto curato. E che posticino. Stupendo, veramente stupendo. Va che scorcio. Va che scorcio. Mi sarebbe piaciuto portarvi dentro al monastero, raga, ma purtroppo il nostro amico virus l'ha fatto chiudere. Quindi dobbiamo accontentarci della dronatina. We'll be right back.
dronatina l'abbiamo fatta. Adesso dovremmo andare a fare una discesina. Ho ancora in testa la Spagna, quindi mi viene da dire hola. Ma che belli sono! Quanto sono grandi! Ok, la guida ci ha spiegato che questi mulini a vento sono stati completamente ricostruiti e ristrutturati e funzionano e ci fanno pure la farina, incredibile. Hanno preso anche un riconoscimento dall'Unione Europea per il lavoro fatto. Effettivamente sono davvero stupendi. E fu così che la scolaresca ripartì dai mulini a vento per andare verso la nostra pausetta caffè su questa roba super ripida e slipperosa col fienino. Tra l'altro la guida ci diceva che il paesino in cui siamo stati è un posto super cool e hanno le case un sacco di attori famosi di Hollywood. Beh, sicuramente la vista non è male. E si riparte, raga, per l'unico trail di giornata che ci riporterà al porto là in fondo. Un po' di manualini così. Oggi, raga, giornata proprio relax, ma è un po' il feeling, è un po' il mood di quest'isola essere un po' così. Anche gli altri mi hanno detto tutti sono super rilassato oggi. E via così. Via di scale e di rocce. È figo però, questo. No, direi che oggi non è la giornata per il riding aggressivo. Fare anche noi questa discesina. Madonna, si scivola. Adesso ho capito perché i boys qui avevano un attimo di difficoltà. Madonna, si cespugli, raga, sono una cosa mortale, sono duri come il muro e pungono a far schifo. E via giù. Oh, finalmente un po' di discesa. C'è un bel mix. Se fosse pulito sarebbe super divertente. Oh. Che figata ste vigliettine, quanto le adoro e quanti gatti ci sono. E in un secondo torniamo al porto, facciamo il giro della baia e arriviamo al posto in cui andremo a pranzare oggi. E rieccoci al porto, ragazzuoli. Cominciamo con una bella minestrina di verdure bollite.
Sembra di tornare a dicembre, raga, quando stai male. Però la voglio assaggiare perché dovrebbe essere molto buona. E là abbiamo il secondo, un mega pesce alla griglia. E come voleva si dimostrare, è arrivato anche il dolcetto. Andiamo ad assaggiarlo, dai, insieme. Così vi dico cos'è, perché non ho assolutamente idea di cosa sia. È una specie di pane di Spagna imbevuto in una cremina alla cannella, che io non amo particolarmente, ma non è male. Adesso però assaggiamo anche il dolcetto qui, che sono curioso di vedere cos'è. Questo, raga, è una bomba. È una specie di mini tortilla chiusa con dentro le noci e la frutta secca. Questo è stranissimo. It's so strange. Do you understand what's inside? Some perfume. Yeah. The toilet. Rose water. It's rose water. What's in there? It's rose water. Acqua di rose, ragazzi. E si ricaricano le bici, pronti per partire. Prossima destinazione, Makronisos. E quindi, raga, oggi altro stoppino per fare il bagno e poi finiremo su un'altra isola per la cena e per la nottata. Tornati sulla barca, adesso partiamo, ma io purtroppo devo finire l'editing del video, quindi al lavoro. Editing finito, siamo arrivati, ragazzi, in un posto fantastico. Adesso vi faccio vedere un paio di dronate. Guardate che roba. Che oggi saltiamo il bagnetto, perché qui è un po' più tricky la faccenda. Praticamente avete visto le dronate, là dietro c'è una specie di piccolo lago, bisognerebbe andare sott'acqua, c'è una specie di caverna subacqua dove si fa qualche metro sott'acqua e poi si arriva in questo piccolo laghetto che confina poi col resto del mare lì dietro. Il problema è che io ho le lenti a contatto, quindi non posso aprire gli occhi sott'acqua e quindi non posso farlo. Potrei morire malissimo. Quindi restiamo qui, ci godiamo un po' il paesaggio e poi ripartiamo. Where are we going now? Now we are going to Lipsi Island. The island of Calypso. E siamo arrivati, ragazzuoli. Ah, e poi niente, arriva una nave da guerra, così, easy. Oggi il ristorante speciale, praticamente ci porteranno gli antipasti, però stiamo andando in cucina perché lo chef ci farà scegliere direttamente cosa vogliamo da mangiare. Cioè, guardate che roba. Quale patate? Non mi giocare le patate. Se le patate forno? No. Wow. Typical Greek kitchen. And we have many different specials. In the oven with potatoes, lemon and garlic. This is rabbit. Canichen. Yeah. Rabbit. It's with a dry figs from Lipsi. Fresh mushrooms, peppers, tomato sauce, and on the end I put a bit of cream, so it will be all together in a nice taste. And this is beef in tomato sauce with aubergines, and like stifada, but we add the aubergine. We have lamb in the oven with potatoes, lemon and garlic. And we have sepia. This is sepia cooked with the imp sauce. Okay. And served with risotto or linguine or a little pasta blade. E anche stasera cenetta super importante. Dopo aver scelto il piatto, partiamo con l'insalatina con la feta. Thank you very much. Andiamo ad assaggiare questo formaggino fritto. Non male, come ogni cosa fritta alla fine. E per finire, ragazzuoli, abbiamo preso il coniglio con il riso. L'abbiamo assaggiato prima e dovrebbe essere una bomba. Andiamo all'assaggio di questo super coniglio con il riso. Coniglio con i peperoni, super buono. E per finire, ragazzuoli, panna cotta col cioccolato. Questa è proprio da italiani veri. Bene, ragazzi, anche questo super video finisce qui. Torniamo alla nostra barchetta che è ormeggiata al porto. Abbiamo mangiato veramente da Dio, ma qua in Grecia si mangia sempre da Dio. È davvero una figata venire qui.
un po' per tutto, il clima, la compagnia, il cibo. Quindi ragazzi, se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, ci vediamo domani con un prossimo video, lasciate un like, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto e trovate tutte le info come al solito in descrizione. Qua è diventato buio, quindi a domani.